Buonasera e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori da Diana Romerzi con una nuova puntata di Bella Roma, il programma di Radio Cusano TV Italia dedicato alla capitale, alla nostra città eterna. Anche oggi sarà un'ora, un appuntamento ricco di approfondimenti e di ospiti. Parleremo di Roma Rama, la nuova estate romana, i nuovi appuntamenti culturali che ci aspettano da luglio. In realtà doveva iniziare prima, ma poi l'epidemia di coronavirus ha posticipato la nostra estate. Parleremo di questo, ma non solo, parleremo di ambiente, di alberi, di salvaguardia del nostro verde che aiuta anche la nostra salute e poi, come al solito, il nostro appuntamento con la storia. Ma prima di iniziare, io vorrei dedicare qualche minuto nel ricordare un sindaco che è diventato un vero e proprio simbolo. Si tratta del sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, morto lo scorso anno, precisamente il 22 giugno del 2019, dopo un incendio che si è sviluppato all'interno del comune di Rocca di Papa, e lui ha perso la vita proprio per aiutare chi stava all'interno di questi locali per salvare la vita altrui. Quindi veramente un gesto da ricordare, che anche la città ha ricordato, Rocca di Papa, con una commemorazione che è avvenuta il 23 giugno scorso. È stato ricordato attraverso la piantumazione di un ulivo e poi una targa che ricorda appunto il suo gesto. A presiedere questa commemorazione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo vedete qui con i familiari, un ricordo commosso, quello del Presidente della Repubblica. Andiamolo a sentire perché ne vale veramente la pena. Come ha detto il Cardinal Bassetti, vi è una responsabilità individuale che si inserisce nella responsabilità collettiva che tutti abbiamo globalmente per una condizione migliore, accettabile dell'umanità in questo mondo. È una responsabilità che nella sua funzione di sindaco, Manuele Crestini ha avvertito e praticato. Per questo gli siamo riconoscenti, con grande intensità e con non dimenticabile ricordo. Signora, siamo vicini a lei, a Maria Regina, sapendo che questi ricordi, che sono convinti e stabili, non attenuano il dolore, ma come le dicevo poc'anzi, lo accompagnano, cercando di essere vicini a tutti i familiari. Il ringraziamento a Manuele Crestini, che qui è stato celebrato, espresso così bene, con tanta efficacia, e il ringraziamento della Repubblica. Bellissime le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo volevamo ricordare assolutamente anche noi. Emanuele Crestini, il sindaco di Rocca di Papa, che ha perso la vita per aiutare gli altri, in un gesto di altruismo che assolutamente doveva essere ricordato. Adesso però dobbiamo andare avanti perché sono tantissimi i temi, come abbiamo anticipato, tantissimi gli ospiti, andiamoli a conoscere insieme. Eccoci qui, io intanto mi sono seduta, mi sono accomodata per iniziare la prima parte di Bella Roma. L'argomento l'abbiamo anticipato, si tratta di Roma Rama, la nuova estate romana, il nuovo rebranding della città di Roma che ha fatto molto discutere. Da luglio partiranno gli eventi, ma capiremo insieme ai nostri ospiti di cosa si tratta, di quello a cui andremo incontro. Lo faremo con i nostri due ospiti. Si tratta della Presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale, Eleonora Guadagno, e poi con noi anche il Presidente del Comitato 150 Roma, Andrea Costa, che sono qui con me e che saluto. Buonasera. Buonasera Buonasera a tutti. a tutti, grazie. Ecco, prima di iniziare partiamo dalle parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha presentato alcuni giorni fa proprio Roma Rama. Sentiamola. Presentiamo finalmente la nuova stagione romana. Abbiamo voluto rivoluzionare un po' il paradigma della nostra estate. Abbiamo voluto peraltro anche superare in maniera definitiva un po', ma recependo tutto il buono che c'era, l'estate romana, questa bellissima manifestazione che è nata alla fine degli anni 70.
nella quale l'offerta culturale veniva messa a disposizione di tutti, animando soprattutto i luoghi del centro della nostra città, che venivano aperti un po' anche alle periferie. Noi, da quando ci siamo insediati, abbiamo un po' ribaltato questo paradigma. Abbiamo voluto portare l'animazione culturale nelle periferie, cioè ricominciando a vivere la totalità della nostra città, perché la nostra città è fatta da centro, è fatta da periferie, e alla fine ogni periferia ha anche il suo centro, ogni periferia ha tante particolarità, ha tante peculiarità, ha tanti luoghi che devono essere riscoperti. E questo è un lavoro che è durato per tutti questi 4 anni. Ecco, questa è stata la presentazione, un piccolo estratto della presentazione di Roma Rama, e quindi io la prima domanda la vorrei fare alla Presidente Eleonora Guadagna in quota Movimento 5 Stelle. Si è parlato tanto, si è parlato in questa presentazione delle periferie. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo Roma Rama? Io credo che vada fatta una piccola premessa, visto insomma il particolare momento storico che ci troviamo ad affrontare. Noi crediamo che in questo momento la capitale d'Italia debba essere veramente un riferimento per l'intero paese. Per questo è importante far capire come, specialmente in questi giorni, la città stia puntando proprio sulla cultura. Stiamo cercando di immaginare e promuovere modelli diversi di organizzazione della società nell'ambito culturale che siano da subito più efficienti e sostenibili rispetto ai modelli precedenti. Benessere e salute, coesione sociale, innovazione sono dei pilastri assolutamente fondamentali di questa politica. Strumenti che ci consentono di affrontare le sfide culturali e la partecipazione culturale rappresentata dalla piattaforma ideale utile a costruire capacità a livello individuale o sociale di una comunità più libera e produttiva, orientata a una maggiore corresponsabilità e a un maggiore diretto attivismo, e che sappia cogliere l'opportunità di rendere sinergiche le diversità. Tutto questo appunto è creazione, produzione e sviluppo, e in questo momento abbiamo bisogno proprio di richiamare all'attenzione tutte le risorse, tutto il comparto culturale della città, dalle istituzioni culturali alle realtà culturali diffuse su tutta Roma, proprio per attivarti nell'attuazione di questa programmazione. Ecco, non sono obiettivi da poco. Che ne pensa, no, Presidente Costa? L'obiettivo è lodevole. I mezzi ci sono, cioè, soprattutto quelli potenti mezzi del Comune di Roma, quindi bene così, però non si può non partire dalla considerazione su perché si sia voluto in qualche modo innovare, rivoluzionare, utilizzo la terminologia anche della sindaca, un brand. Diana, tu gli hai chiamato rebranding, giustamente. Il rebranding, ridenominare un qualcosa che ha funzionato, che era riconoscibile, riconosciuto in tutto il mondo. Ricordiamo che l'estate romana è stato forse l'unico fenomeno italiano negli ultimi 40 anni ad essere stato sinceramente recepito senza revanchismi e pruriti nazionalistici dai cugini francesi d'Oltralpe, vedi Jack Lang per esempio. Siamo riusciti ad esportare persino in una grandissima capitale culturale europea quale Parigi. Proprio quest'anno così simile a quel 77, quando cominciò tutto, da dove si veniva, dal terrorismo, dalla paura di uscire di casa, di andare in piazza perché si poteva incontrare le pallottole, no? I sabati di sangue in qualche modo fanno parte della storia di questo paese degli ultimi 40 anni. Ecco, nel 2020, dove invece delle pallottole c'era il microbo killer e quindi eravamo tutti contenti di andare a riabbracciare le piazze, magari poteva essere il pretesto tranquillamente per una grande riproposizione invece dell'estate romana un po' originale. Invece c'è il rebranding con questo Roma Rama, che devo dire
Sam, non voglio inferire per carità, sa molto comunque di esercitazioni da scienze delle comunicazioni e della Ecco, un comunicazione. giudizio molto duro. Poi Sì, le perché non polemiche si sono state capisce. molteplici in questi giorni. Io E pensavo una ripasso la rassegna palla stampa alla base. presidente Guadagno su questo. Ecco, siete Non ho stati capito. molto criticati per questo cambio di nome, perché i romani erano molto affezionati all'estate romana. Che ci può dire al riguardo? In realtà, ecco, credo che non ci sia stata abbastanza occasione per spiegare questa operazione. Roma Rama, intesa come l'arte che muove, la città e che in questo momento ha un significato che potrebbe essere assimilabile a quel periodo, di reazione verso il recupero, di una lontananza di quegli spazi pubblici a causa del periodo di piombo, insomma, che ha ben determinato quella fase storica. In questa, noi stiamo uscendo ora dalla fase invece in cui gli spazi pubblici non li abbiamo potuti più vivere a causa, insomma, di questa emergenza sanitaria, e in quel senso là c'è una riproposizione, insomma, di andare verso la riconquista di questi spazi pubblici. Fondamentalmente, con il progetto Roma Rama, dobbiamo immaginare un unico contenitore che consente di scoprire eventi e attività che non riguardano solo l'estate romana, quindi sarebbe improprio, insomma, parlare solo di estate romana, ma di una progettualità culturale che abbiamo promosso sin da inizio consiliatura e che è andata a cambiare un po' la visione dell'offerta culturale su questa città, e poi arriverò anche a spiegare anche a livello di distribuzione nelle periferie. E infatti si è andato a cercare un nome che potesse richiamare, insomma, alla memoria, riprendendo il suffisso Orama, coniato proprio sul modello di panorama, come una visione più completa sia a livello spaziale che a livello temporale. Quindi a livello spaziale, sin da inizio consiliatura abbiamo promosso delle attività diffuse su tutto il territorio di Roma Quindi Capitale, avremo eventi iniziando tutto dai primi l'anno? eventi tutto l'anno, esattamente. Abbiamo visto come comunque c'è stata già da subito una moltiplicazione del numero di eventi che nel 2005 animavano circa 100 luoghi della città, quindi concentrati unicamente sui due municipi del centro storico fondamentalmente. Invece nel 2018 siamo arrivati a coinvolgere tutta la città con 600 siti diffusi in tutta la nostra grande capitale, per cui non è più il cittadino che deve andare alla scoperta, insomma, deve andare al centro storico per avere un servizio, ma bensì cioè è il servizio culturale che viene e accoglie il cittadino in maniera diffusa su tutta la città. E quindi questo è sicuramente un passaggio importante. L'altro elemento importante per cui, diciamo, il contenitore non può essere definito più solo estate romana, e proprio la promozione di questa visione più periferica, più panoramica, insomma, ricorda un po' il Cinerama, proprio perché abbiamo voluto richiamare alla memoria quel tipo di visione là più organica, olistica. Come dicevo, non solo dal punto spaziale, perché guardiamo a tutta la città con la promozione di attività che riguardano sia i bandi delle attività culturali, ma anche la realizzazione, insomma, di nuove musealizzazioni. Ricordo il Museo di Tor Bella Monaca, il nuovo Museo Macro che, insomma, si sta promuovendo con il Palazzo delle Esposizioni. Comunque ci sono veramente di realtà diffuse dal centro alle Quindi tante periferie, e le iniziative attività. per tutto l'anno. Io adesso passerei la parola però al presidente Costa per commentare, ecco, questa visione d'insieme. Quindi eventi tutto l'anno, lei che ne pensa? Vanno bene? Beh, non ci trovo nulla di male. C'è un articolo di parecchi anni fa, proprio che ho scovato sull'archivio dell'Unità, proprio di Renato Nicolini, dove auspicava un inverno romano. Facciamo Quindi dopo non solo l'estate romana. l'estate. Sì, dopo esattamente, per dire che non c'era alcun problema nel fossilizzarsi su un determinato periodo, lo diceva lui, quindi figurarsi. E anche questa non è una critica, sì, nominalistica. Così ce l'abbiamo con chi ha pensato questa cosa. L'importante sono i contenuti. Per
Certo, se si comincia così un po' a spiazzare il détournement, chiamiamolo così, uno potrebbe perdere le coordinate. Però volevo in qualche modo anche rispondere alle osservazioni della sindaca in quella conferenza stampa, quando un po' anche lì spirito nuovista a tutti i costi, e prima ai tempi dell'estate romana non c'era la divisione centro e periferia, aveva dei rapporti e dei significati molto diversi, per cui c'era un centro molto più escludente da adesso, dove il cosiddetto borgataro, per molte zone che ormai sono invece città consolidata con tanto di valori immobiliari, tutt'altro che a portata di tutti, per quel tipo di città venire in centro era un'impresa. Ricordo poi quel tipo di iniziative fatte nel centro, ricordo Cederna, il professor Adriano Laregina, che portavano i cosiddetti, no, le borgate a fare le gite e le visite turistiche nei fori, a spiegare di fronte ad archeologi l'importanza di una città unificata. L'importante è Quindi comunque che sia gli una città eventi culturali servivano anche in qualche modo a unificata. invogliare le persone della periferia, chi abitava la periferia, Assolutamente. a vivere il centro. Assolutamente. Poi i rapporti sono cambiati, è cambiata la città, il centro è ridivenuto inizialmente la mixité romana tipica, no? È stata di nuovo ripolarizzata, diffidenze, poca conoscenza, adesso c'è, diciamo, una città dell'offerta per cui i servizi si spostano in periferia. Però va bene, però l'importante è che si mantenga sempre quel filo, quella ricucitura, quella visione d'insieme che nella città più grande d'Italia, l'unica per metri quadrati, chilometri quadrati a poter competere in Italia con tutte le grandi metropoli del mondo, ripeto, l'unica, in questa città così sfilacciata urbanisticamente, servono iniziative per ricucire la cultura alta anche con un linguaggio nuovo più a portata di mano, senza creare polarizzazioni eccessive o magari derive sia da una parte che dall'altra, del tutto dal sapore così, tutto commerciale, troppo, troppo effimero, troppo Pensa spettacolare. rispetto a questo, Presidente Guadagni, anche perché poi c'è, io collegherei queste osservazioni a un'altra domanda. Il centro in questo momento, dopo il lockdown, dopo la quarantena, sta vivendo un momento di crisi, gli esercizi commerciali non hanno i turisti, quindi hanno meno guadagni. Disperdere l'offerta culturale non rischia anche di avere delle ripercussioni sul tessuto economico della città? Assolutamente no. Allora, prima di tutto noi stiamo sin da inizio mandato cercando con maggior forza, insomma, dopo questo periodo Covid, cercando di cambiare la prospettiva. Un turismo, cioè un'offerta culturale non fatta solo per i turisti, ma soprattutto in primis per i cittadini che abitano e risiedono e vivono in questa città. Quindi, vorremmo, la nostra azione vorrebbe vedere, insomma, il centro storico ripopolarsi dai cittadini romani, non solo dai turisti, e promuovere invece un turismo diverso, un turismo sostenibile che potesse andare verso la promozione di percorsi slow e di conoscenza reale della cittadinanza che risiede in questi luoghi della città e che attualmente non ha avuto abbastanza possibilità di essere messa in vista, cioè noi abbiamo lavorato per questo, per cui se facendo una ricerca su internet è evidente come gli elementi che vengono richiamati anche dai principali motori di ricerca sono sempre il Colosseo, il Vaticano. Invece noi siamo una città con enormi ricchezze in cui le periferie non sono assolutamente seconde al centro storico, ma negli anni passati si è attuate politiche per cui, cioè, se si individuavano preesistenze storiche archeologiche, queste si tendevano a richiudere e risotterrare nelle periferie e si valorizzava sempre il centro, e sempre il centro diventava anche elemento di offerta culturale di alto livello, per lo più per i turisti. E invece noi, anche con una proposta importante come la MIC Card, che riguarda anche una gratuità dell'offerta dei cittadini, quello che vorremmo portare avanti oggi è rivoltare un po' questa prospettiva, per C'è cui una visione in anche questa Roma Rama.
C'è un'idea dietro. Le ultime due domande di servizio proprio, soprattutto per i cittadini romani, ma poi per chiunque voglia venire qui a Roma a visitare la città. Innanzitutto, queste manifestazioni saranno gratuite per la maggior parte, perché poi era una delle espressioni maggiori dell'estate romana precedente, quella di avere molti eventi gratuiti. E la seconda domanda, sempre per la Presidente Guadagno, un evento particolare a Roma che piaceva a molti era il Tevere Expo, quindi le bancarelle lungo il Tevere, che ora non ci sono causa coronavirus, le rivedremo a luglio? Sì, allora, i risultati del bando dell'estate romana, causa sempre coronavirus, stanno uscendo fuori proprio in questi giorni, immagino tra domani al massimo lunedì, per cui avremo una risposta. Come sempre l'estate romana e il più grande contenitore di Roma Rama, che sarà, insomma, andrà a valorizzare tutte queste realtà già esistenti, per cui ci saranno tanti eventi completamente gratuiti, poi anche le istituzioni culturali tutte si sono messe a servizio, insomma, di queste stagionalità promosse dall'assessorato alla crescita culturale, per cui l'estate romana anche in questa occasione sarà ricchissima veramente di eventi, perché pensiamo, partendo in primis dai cittadini che, ricordiamo, molti si troveranno in difficoltà economica quest'estate, per cui non potranno, insomma, permettersi di viaggiare e finalmente, e comunque molti avranno già consumato le ferie purtroppo, però invece sarà un'occasione per noi cittadini per ripartire, riscoprire la città e magari abbonarsi anche con 5 euro l'anno con la MIC Card, con la possibilità di entrare gratuitamente a tutti i musei che comunque proporranno una serie di eventi in piena sicurezza e nel rispetto. E noi invitiamo tutti a fare questo abbonamento, a visitare i musei di Roma. Volevo capire, quindi, tutti i maggiori eventi che conoscevamo dell'estate, come appunto la manifestazione sul Tevere e altri, ci saranno? Ci saranno. Assolutamente, questa è una bellissima notizia. E per concludere, io invece vorrei chiedere al Presidente Costa se ha qualche suggerimento da dare al Comune di Roma, perché voi avete pure partecipato al bando dell'estate romana prima che diventasse Roma Rama e che convogliasse, scusate, in questo contenitore che dovrebbe regalarci eventi per tutto l'anno. Secondo lei cosa si potrebbe migliorare? Io parte... Faccio, sono presidente di un comitato che ha come ragione sociale la promozione e la sollecitazione di eventi e di iniziative per ricordare i 150 anni di Roma capitale. Quindi, ripeto, di nuovo vorrei sollecitare, potrebbe essere l'occasione, l'estate, Roma Rama, Roma Rima, se qualcuno volesse fare il Festival dei Poeti di Castel Porziano 50 anni dopo, do suggerimenti, gratis naturalmente. Però ricordiamoci di questo evento importantissimo dei 150 anni, a fronte del quale, solita storia, lo Stato, il governo, il comune, l'un contro l'altro più o meno armati, vediamo anche un po' le polemiche di questi giorni, la Melandri con il Maxi che vorrebbe un aiuto dal comune, io traduco, vorrebbe qualche collezione in più magari dal comune di Roma per riempire il vuoto del Maxi, però la polemica la finiamo qui. Insomma, varie mancanza di collaborazione in questo senso c'è, però c'è un evento importante, la faccio breve, così a portata di mano, Giro d'Italia dei 150 anni di Roma Capitale, perché no? Abbiamo il nuovo direttore della Gazzetta, della milanesissima Gazzetta dello Sport, che è romano e oltretutto è anche uno storico del Risorgimento. Perché non provare? Ci ricorderemo assolutamente. Assolutamente, ha ragione, un evento importante, lo dobbiamo ricordare, i 150 anni di Roma Capitale, lo ricordiamo anche alla Presidente. Mi permette un'ultimissima battuta, Diana? Sì, abbiamo pochissimi secondi. L'idea di riunificare, ripeto, questa città nel nome della grande cultura, c'è l'Appia antica, quell'idea di parco, di unificare le competenze disperse a macchia di leopardo, un po' come le chiazze del gatto di Roma Rama che vediamo nella locandina del comune, perché è lì, è a portata di mano, si può fare già oggi da nulla con un tratto di penna, il più grande parco archeologico naturale
d'Europa, praticamente partendo da Roma, cominciamo da Roma naturalmente per le competenze comunali. Già oggi potrebbe essere questo un segno importante, ripeto, le grandi idee ci sono, i segni stanno per lì a portata di mano, i segni culturali naturalmente, le tradizioni. Quindi è un altro messaggio che vorrei lanciare. Mi Ecco, sì, taccio. assolutamente, c'è tanto ancora lavoro da fare. La Presidente Guadagni avrà sicuramente tanto lavoro ancora da svolgere. Io vi devo però salutare perché devo mandare la pubblicità. Abbiamo concluso il nostro tempo, ma vi ringrazio veramente perché credo che abbiamo fatto un'opera di servizio pubblico nel raccontare che cos'è Roma Rama. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Termina qui questo nostro spazio dedicato agli eventi di Roma che vedremo proprio nei prossimi giorni. Partiranno da luglio, ma proseguiranno come abbiamo raccontato anche non solo in estate, ma anche in inverno. Vedremo come poi vi continueremo ad aggiornare anche per chi non è di Roma. Adesso però devo dare la pubblicità, ma ci vedremo dopo con la seconda parte. Aspettateci. Ed eccoci ritornati dalla pubblicità con la seconda parte di Bella Roma. Cambiamo decisamente argomento per trattare di ambiente, di verde, verde a Roma. Roma ha tantissimi spazi verdi, ha tantissimi polmoni verdi, uno su tutti, Villa Pamphili, ma anche Villa Borghese. Fortunatamente questa città, la città eterna, ancora può respirare, però abbiamo scoperto come l'ambiente sia fondamentale, come gli spazi verdi siano fondamentali. L'abbiamo scoperto soprattutto con questa epidemia da coronavirus che ci ha relegato in casa, che ci ha fatto vedere come l'inquinamento incide sulla nostra salute. Parleremo di questo, di tantissimi temi con il nostro prossimo ospite. Si tratta di Antonio Brunori, segretario generale PFC Italia. Si tratta dell'ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale. Grazie per essere con noi, segretario Brunori. Grazie, ben ritrovati. Allora, partiamo con dei dati sulle nostre città perché appunto l'abbiamo detto, fortunatamente Roma ha tanti spazi verdi, ma questo molto probabilmente non basta perché abbiamo visto come l'inquinamento sia presente anche a Roma. Quali sono i benefici e quali sono soprattutto i dati che riguardano Roma anche in comparazione poi con le altre città? Assolutamente. Allora, la prima notizia è che la città, Roma, ma sì Milano, Palermo, sono di fronte a un cambiamento della situazione climatica. Infatti, negli ultimi 50 anni, quindi dal 1970 ad oggi, la temperatura è aumentata dai 2 ai 3 gradi e 7. Addirittura parliamo, per quanto riguarda Roma, di 3,8 gradi, per quanto riguarda Milano 3,3. Quindi questo è il primo elemento di base. Se noi poniamo l'aspetto che la vegetazione, che è lo strumento vitale che ci aiuta a ridurre l'isola di calore, abbattere le polveri, ridurre la carica batterica, voi capite che noi abbiamo messo la nostra vegetazione, il nostro partner principale, in una situazione di difficoltà. Quindi dobbiamo essere consapevoli, e ne siamo ancora più adesso che siamo stati bloccati a casa e avevamo necessità e voglia di entrare negli spazi verdi, che se vogliamo vivere bene, dobbiamo rendere l'ambiente in cui viviamo ambientalmente corretto, ambientalmente salubre. Questo è il primissimo aspetto che voglio raccontare, diciamo. Assolutamente, l'abbiamo scoperto anche perché siamo rimasti chiusi in casa per molti mesi e chi aveva un giardino, chi aveva uno spazio verde ne ha sicuramente beneficiato e poi un po' a tutti ci è mancato fare la passeggiata al parco.
Però c'è stata anche un'altra discussione in questi mesi, perché si è discusso molto sul fatto che questo lockdown abbia fatto un po' respirare il pianeta e anche la nostra città di Roma. Ci sono stati dei cambiamenti a livello ambientale in questi mesi di quarantena? Assolutamente sì. Guardi, questo è l'ennesimo elemento che dice che siamo tutti legati allo stesso problema, cioè l'inquinamento atmosferico. C'è stata addirittura una riduzione del 30-40% degli ossidi di azoto, cioè quelli che sono strettamente legati al movimento, alla mobilità delle auto. C'è stato lo stesso tipo di riduzione in Cina, proprio 3 settimane prima noi eravamo sorpresi di avere queste informazioni e poi a Milano, per esempio, hanno cominciato a vedere delle aquile, hanno cominciato a vedere il cielo. Roma uguale ha avuto un'aria più respirabile. Chi di voi non ha detto, ma senti quanti uccellini che ci stanno? Cioè, è evidente che la riduzione dell'impatto delle macchine e di tutti i mezzi per il trasporto e la seconda cosa, anche il riscaldamento, cioè gli enti pubblici che hanno chiuso tutta la propria grandi caldaie, eccetera. C'è stato a livello complessivo una riduzione e un miglioramento delle condizioni di sanità a Anche livello se non complessivo. sono dati, come dire, pacifici, perché in realtà in questi giorni abbiamo letto sui giornali dei dati un po' diversi. Ci dicevano appunto che in realtà non c'era stato questo grande cambiamento a livello di inquinamento ambientale. Perché questo? Perché i dati sono come la pizza, uno li tira dove vuole e dove vuole che vada. È evidente che c'è stato, per esempio, un evento che altrimenti non avremmo notato, del vento che è venuto dai Balcani, dalle parti interne, che ha fatto cadere la polvere sottile in tutta Italia e quindi i PM10 sono saliti. Questo stesso fenomeno lo abbiamo con il vento che viene dal Sahara, quando c'è libeccio o scirocco che porta addirittura la sabbia dal deserto. Quindi non è ovviamente strettamente correlato meno auto, meno polveri, perché siamo comunque in un mondo complesso. Sicuramente però possiamo avere dei traccianti. Gli ossidi di azoto, NOx, sono direttamente legati alla combustione dell'auto. Il benzoapirene, che sarebbe un altro tracciante, è legato per esempio alla combustione delle biomasse legnose dentro le caldaie. Quindi è opportuno anche chiedere le domande giuste per avere risposte giuste. Quindi parlare di numeri in quanto tali diventa un po' complesso perché sono primarie e secondarie, però sicuro è meno inquinamento legato alla mobilità, è sicuro. Meno Quindi fonti. comunque questo lockdown ha fatto bene alla nostra città. Vogliamo essere ottimisti? Ha fatto bene a tutto il pianeta, diciamo, almeno un aspetto positivo ci vuole di questa situazione. Il punto, sa qual è? È che questa pausa ha determinato a livello globale una riduzione del 5% dell'inquinamento complessivo. E noi stiamo vivendo anche l'accumulo dell'inquinamento degli anni, delle decadi precedenti. Quindi la lezione che dovremmo apprendere adesso è: uno, dobbiamo ridurre gli impatti sull'ambiente perché l'ambiente ci fa pagare la bolletta ogni giorno. Due, dobbiamo iniziare ad avere un approccio verso la città, verso la mobilità in maniera più sostenibile, quindi usare più mezzi. C'è meno auto private. 3. Avere più rispetto verso la vegetazione perché in questo momento è il nostro condizionatore naturale, perché riduce i picchi di temperatura, abbatte le polveri, regola le acque di scorrimento. Ma ultimo elemento su cui spero mi faccia domande è: la vegetazione è quasi un calmante perché ha
gli spazi ricreativi e di aggregazione riducono l'aggressività e aumentano il livello di serenità. Beh, questo è un aspetto che non si è mai considerato, in effetti è molto curioso, e noi dovremmo in qualche modo salvaguardare il nostro verde. A Roma è veramente un problema, lo conosciamo, con le alberature che è molto spesso creano delle difficoltà agli automobilisti o anche a chi passeggia, alberi caduti, radici che fanno cadere. Voi vi state occupando anche di un nuovo standard di certificazione della corretta gestione delle foreste urbane. Di cosa si tratta? Grazie per la domanda, perché la gestione corretta del verde è direttamente correlato a competenza di chi fa pianificazione del verde, competenza e professionalità di chi pratica le cose, cioè di chi magari in tree climbing o con le piattaforme va a fare le giuste potature. Ma un altro elemento che permetterà di avere la certificazione di buona gestione delle foreste urbane deriva anche dalla scelta delle piante, perché noi adesso abbiamo l'eredità che i nostri nonni ci hanno lasciato. Cioè, se vi ricordate, negli anni 30-40 c'era un detto che diceva: da Roma a Berlino un cipresso e un pino. E infatti lungo tutte le vie consolari c'erano questi due piante, sono molto caratteristiche del paesaggio romano, ma poi appenninico, per salire fino al Brennero, perché c'era proprio infatti strada. Questo è un aspetto che a Roma si conosce molto bene, perché in realtà la nostra vegetazione è cambiata, avevamo molti cipressi, invece poi per una sorta di moda francese, se non sbaglio, si è deciso di cambiare le alberature, però creando dei danni. Allora, il fatto è che noi abbiamo piantato degli alberi quando c'era meno cemento, c'era meno macchine e c'era meno urbanizzazione. Ora noi abbiamo piante che hanno raggiunto il loro culmine per offrire servizi ecosistemici e che cominciano a creare problemi alle radici o cascano i rami. Ecco, buona gestione vuol dire anche saper sostituire gli alberi al momento in cui è giusto. Quindi, anche se io come dottore forestale e faccio parte del IFC, che è l'Organizzazione Mondiale per quanto riguarda la gestione delle foreste, io ho dispiacere a vedere degli alberi che sono abbattuti, ma quando il rischio che l'albero casca o faccia del male alle persone è elevato, quando i servizi ecosistemici di queste piante sono ridotti, è fondamentale prendere delle decisioni gestionali corrette. Ma si sa quanti alberi devono essere sostituiti a Roma? Perché in realtà questo è un problema veramente che si è accumulato nel tempo. Ci sono tantissimi alberi che sono caduti e gli interventi non sono da poco. Il punto è che si spende meno facendo prevenzione che andare a fare attività di recupero delle piante abbattute. Altro tema fondamentale è il livello di cultura nel settore. Noi sappiamo che la capitozzatura degli alberi è una pratica sbagliata, non solo sbagliata, è una pratica che fa pagare di più al cittadino, perché sembra che le cose vadano bene, invece la pianta prende una forma che non è naturale. Quindi nella certificazione ci sarà anche la formazione degli addetti, perché attualmente gli addetti sono bravi a usare la motosega e a usare la piattaforma, ma non sappiamo se sanno conoscere gli alberi e le piante. Invece è fortemente importante questo. E altro elemento è che sostituire le alberature permette di avere piante adatte al nuovo clima. Come ho detto, noi ci però costa di più, perché qua è questo il problema. No, in realtà nel medio periodo il tenere la vegetazione in salute costa meno che andare a fare tutte le operazioni di potatura perché abbiamo messo le piante troppo vicine o perché l'apparato radicale sfalsa l'asfalto, eccetera. Ci vuole una visione, così come una visione politica ci vuole per i prossimi 10-20 anni e non
prossime elezioni. Stessa cosa è per la vegetazione. Bisogna avere una visione che la pianta messa poi cresce, poi si allarga la forma. Quindi il terzo elemento, che mi sembra utile per ragionare Roma come Milano come altre città, è che le piante ci danno, da un punto di vista economico, dei vantaggi. Piante giovani e vitali ci fanno guadagnare da 1 a 5 volte i soldi che ci mettiamo. Piante vecchie o in stato di salute precario costano 2 volte i servizi che ci danno. Quindi dobbiamo vedere la vegetazione come un partner per farci stare meglio, ma noi dobbiamo essere partner della vegetazione per far stare meglio la vegetazione, che in un ambiente artificiale, asfittico, pieno di cemento, pieno di polveri, pieno di picchi di temperatura. Ce ne dobbiamo prendere cura e nel breve, brevissimo periodo, questa solitamente per Roma è la stagione degli incendi, in realtà non solo per Roma, un po' per tutta la penisola e poi in realtà anche per il resto dell'Europa, salgono le temperature, piove di meno e accade appunto, come state vedendo da queste immagini, che la vegetazione prende fuoco. Queste sono immagini che arrivano da Val Aurelia, nella zona nord-ovest più o meno, però sempre in zona centrale di Roma. Ecco, questo è uno dei primi incendi romani, ma negli anni, tutti gli anni di solito ce ne sono molteplici. Come si possono prevenire questi incendi? Bella domanda. Mi candido per il Nobel per la botanica. Allora, sì, è evidente, la nostra organizzazione dà il vademecum. La primissima cosa da fare è, quando si vede un incendio, intanto avvertire subito, perché la primissima cosa è ridurre l'espansione del... noi sappiamo che gli incendi accadono per fenomeni naturali, piccolissima parte, che per fenomeni colposi una consistente parte e per fenomeni dolosi la maggior parte, e di conseguenza una cosa da fare è chiamare le forze dell'ordine quando si vede che c'è qualcosa che non va, o magari al primo poco informare. Seconda cosa, essere, quando uno cammina dentro i boschi, deve fare attenzione che la fitta di solito è incandescente, quindi metterla vicino a sopra un prato per determinare dei incendi. Questo è la cosa. L'altro elemento fondamentale è che gli incendi scoppiano soprattutto nelle zone abbandonate. Quindi noi proponiamo gestione attiva del territorio, cioè vuol dire gestione delle foreste dove si leva il legno mentre ricresca, si fanno le canalette, si fanno le cesse spartifuoco, cioè a rapido accessibilità, e ultimo, tenere strade libere, in modo che in caso di incendio può arrivare rapidamente. Ecco, e soprattutto la parte di non abbandonare parte del nostro verde, parte del nostro territorio, credo sia la parte da sottolineare, assolutamente fondamentale, soprattutto per Roma. Grazie sì. Per essere stato con noi, al nostro ospite Antonio Brunori, segretario generale PFC Italia, e per tutti i consigli che ci ha dato e che spero poi ascolteranno anche i politici, chi gestisce, chi sta gestendo e che gestirà poi magari in futuro Roma. Grazie ancora. Investiamo nel verde, l'ha detto Conte, è uno dei primi punti nell'era post-Covid. Il verde è il partner ideale per la nostra ripresa. Grazie. Grazie ancora, investiamo nel verde, lo ripetiamo perché è assolutamente una parte fondamentale della nostra vita e noi l'abbiamo scoperto purtroppo a nostre spese con il lockdown, rimanendo appunto chiusi in quarantena per tutti questi mesi. Abbiamo terminato lo spazio con i nostri ospiti, con i nostri temi del giorno, ma non manca l'ultima parte a cui io tengo particolarmente. C'era una volta Roma con il nostro imperatore Massenzio. Andiamo a scoprire il racconto di oggi.
Eccoci giunti all'ultima parte del nostro programma. C'era una volta Roma, lo spazio dedicato all'antica a Roma, al nostro passato. Come al solito noi saremo in compagnia innanzitutto del nostro imperatore Massenzio, il nostro ospite principe di questa ultima parte di Bella Roma, e poi ovviamente non siamo soli, abbiamo anche con noi la nostra professoressa dell'Università Europea di Roma, Patrizia Arena, che ci racconterà sempre qualcosa in più rispetto all'argomento del giorno, che come nelle volte precedenti riguarda sempre i nostri bellissimi gladiatori. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, ma oggi scopriremo qualcosa in più grazie sempre al nostro imperatore Massenzio, che saluto. Ave Diana, eccoci qui con l'ultimo appuntamento della nostra digressione sul mondo dei gladiatori. Abbiamo parlato del fatto che persino il loro sangue fosse caro al popolo romano, ma non abbiamo parlato di come le donne avessero un debole per questi uomini, al punto che a volte capitava che persino le mogli delle persone più nobili, più ricche, più facoltose, donne a cui non mancava nulla nella loro vita, fuggissero con dei gladiatori. Ce ne parla Giovenale. Eppia, moglie di un senatore romano, fuggì con Sergiulus, un gladiatore che per la verità non era proprio un Adone. Ci parlano infatti di cicatrici sparse su tutto il suo volto, occhi incavati, il naso tumefatto probabilmente per una botta ricevuta in combattimento. Eppure questo non impedì alla moglie del senatore di scappare con lui. Giovenale è lapidario a riguardo e chiude la faccenda con la sagace ironia dei romani che anche oggi possiamo apprezzare. Ciò che le donne amano dei gladiatori è la loro spada. I combattimenti negli anfiteatri solitamente erano soltanto la parte finale della giornata di giochi, tra virgolette. Infatti la mattina era occupata dalle venaciones. Le venaciones erano appunto delle cacce durante le quali gli animali più strani, più esotici, più particolari che i romani si trovavano a raccattare in giro per l'impero che man mano si ampliava e conquistavano, venivano poi offerti in pasto al pubblico romano. Tigri, ippopotami, rinoceronti, coccodrilli, le belve più strane venivano poste di fronte ai cacciatori e si assisteva a questi combattimenti. Le cosiddette venaciones, abbiamo un aneddoto molto simpatico dell'epoca di Gallieno, il III secolo d.C. Gallieno è passato alla storia per essere un uomo molto istrionico, sardonico, e lui appunto organizzò una caccia contro un toro colossale. Un cacciatore viene chiamato ad abbattere questo toro, aveva a disposizione 10 lanci di giavellotto. Incredibilmente un lancio, due, tre, 10 andarono a vuoto. La folla mugugnava, chiedeva all'imperatore di intervenire contro quello spettacolo indecente che gli era stato offerto. Eppure Gallieno incredibilmente fece portare una corona d'alloro nell'arena e premiò il cacciatore. Il popolo chiedeva spiegazioni e l'araldo le diede. L'imperatore riteneva infatti che mancare 10 lanci di giavellotto fosse qualcosa di così incredibile che in qualche modo doveva essere premiato. Era molto più semplice che per pura casualità almeno uno andasse a bersaglio. Anche oggi, Diana, abbiamo finito, ma prima voglio salutarvi con quest'ultimo aneddoto. Vi chiederete: la mattina le venaciones, il pomeriggio i munera, i combattimenti gladiatori, e durante la pausa pranzo i romani che cosa facevano? Ebbè, loro mentre mangiavano venivano, come dire, accompagnati nel pasto dalle esecuzioni capitali. Quindi le belve, anziché combattere, sbranavano i poveri malcapitati, oppure i condannati a morte venivano esposti ad altri generi di supplizi. Il mondo romano non era tenero. Abbiamo finito qui per quanto riguarda il mondo dei gladiatori. Io ti do l'appuntamento alla prossima pillola che ci vedrà impegnati con le terme. A presto, Diana.
Grazie al nostro imperatore Massenzio, sì, assolutamente la vita dei romani non era semplice, soprattutto dei loro schiavi, e poi abbiamo visto che la legge di Marfin esisteva anche nell'antica Roma, e quindi io sono d'accordo nel premiare il gladiatore che non era riuscito a cogliere nessuno dei bersagli. E comunque l'abbiamo visto, l'abbiamo continuato a sentire, i gladiatori erano veri e propri idoli per i romani. Continuiamo a parlare di questo con la nostra professoressa Patrizia Arena, che è qui con noi e che io saluto. Ben ritrovata, professoressa. Buonasera, ben trovato. Ha sentito anche lei il nostro imperatore Massenzio che ci raccontava di come si viveva a Roma con i nostri gladiatori, che abbiamo anche ritrovato insieme a lui. Erano veramente dei sex symbol per le donne, anche per le imperatrici. Sì, in realtà nell'antica Roma provavano una grande passione per i gladiatori, non soltanto le donne dei ceti inferiori, ma anche quelle appartenenti all'elite. E non ce lo testimonia soltanto Giovenale, il poeta Giovenale, in realtà abbiamo anche la testimonianza dei graffiti rinvenuti a Pompei. E nella caserma dei gladiatori, infatti, i graffiti testimoniano che Celadus, il trace, era orgoglio e sospiro delle fanciulle. Così, dal canto suo, un altro gladiatore, Crescens, scrive di essere addirittura il medico notturno di queste bambole, pupe le definisce. Queste sono le testimonianze che noi abbiamo, sicuramente frutto dell'orgoglio di questi gladiatori. E in realtà non sono soltanto queste le testimonianze, possiamo citare anche un passo dell'Historia Augusta, sebbene si tratti di un'opera per molti versi controversa e non sempre attendibile, che indulge anche ad aneddoti per così dire scandalistici. Ci parla di Faustina Minore, che era la figlia dell'imperatore Antonino Pio e moglie dell'imperatore Marco Aurelio, che all'improvviso fu travolta da una passione ardente per un gladiatore che aveva visto passare in una sfilata. Travolta da questa passione, alla fine confessa al marito il tutto, si decide di consultare i Caldei, e alla fine si decide di uccidere il gladiatore e che i due coniugi giacessero dopo che Faustina Minore si fosse bagnata con il sangue del gladiatore. La passione svanì e nacque Commodo, che come sappiamo aveva una grande propensione per gli spettacoli e per le competizioni dei gladiatori. In realtà l'aneddoto riportato dall'Historia Augusta è motivato dalla necessità di spiegare questa passione di Commodo per l'arena, però possiamo considerare che ai lettori dell'epoca non doveva sembrare inverosimile che addirittura un'imperatrice provasse dei sentimenti per un gladiatore, perché presso le donne dell'epoca doveva essere un costume alquanto diffuso. Ecco, poi va male sempre ai gladiatori, perché povero gladiatore è stato ucciso per la passione di Faustina, che alla fine è rimasta insieme al proprio imperatore. Certo, certo. E non possiamo poi che dargli ragione, perché se gli uomini, i gladiatori di allora, erano come i nostri rivisitatori che abbiamo visto, anche noi forse potremmo provare un certo piacere nel guardarli. Grazie alla nostra professoressa Patrizia Arena, che ci ha dato qualche informazione in più rispetto a questo mondo dei gladiatori, e poi parleremo sempre insieme a lei anche delle terme. Grazie ancora. Grazie a voi. Si chiude quindi questo capitolo dedicato ai gladiatori. A me dispiace un po', perché è stato veramente molto interessante, abbiamo scoperto veramente tanti lati inediti, almeno inediti per me, che riguardano i gladiatori e anche il loro pubblico e anche le donne, che magari non sempre associamo il genere femminile a questa pratica gladiatoria, che è molto maschile, molto di lotta, e invece poi era un gioco che coinvolge
coinvolgeva un po' tutti. Nelle prossime puntate parleremo invece delle terme, lo abbiamo anticipato, ma non vi svelo nulla di più perché dovete continuare sempre a seguirci. Prima di salutarvi però vi voglio ricordare di scriverci alla nostra mail bella@radiocusanotvitalia@gmail.com, la vedete dietro di me alle mie spalle, potete sempre scriverci sia per suggerirci degli argomenti o anche farci delle domande, degli argomenti che invece affronteremo nel corso delle prossime puntate. Grazie ancora per essere stati con noi, alla prossima puntata di Bella Roma, ciao!